Buon pomeriggio, buon ciorli a tutti. Siamo a spasso con l'architetto, naturalmente, ci troviamo in Piazza dei Domenicani, questa alle nostre spalle è la chiesa di Santa Caterina, ma che cosa vi racconteremo oggi? Oggi vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere sul Teatro San Marco, ma non soltanto. Siamo all'ingresso della Livorno del Settecento. Dopo che si nasce la necessità di costruire un quartiere nuovo e a seguito della Venezia Nuova fu fatto un altro quartiere sempre con lo stesso nome, si arriva in questo punto e qui viene costruito nel 1703 una porta dedicata a San Marco. San Marco, il richiamo è notevole, no? Perché riguarda il quartiere omonimo della Venezia Lagunare. È quello che noi vediamo dietro le mie spalle, ci sono i resti di questa porta che a un'attenta osservazione riportano anche la presenza del marmo sul quale era rivestita. Era indubbiamente la più bella porta della Livorno del Settecento. Ora vi porterò dentro e andremo a vedere gli edifici che sono stati costruiti nell'arco del Settecento e dell'Ottocento. Questo è il Teatro di San Marco. Viene iniziata la sua costruzione nel 1803. Quello che vediamo oggi è quanto rimane della struttura colpita dalle bombe ed è abilmente restaurata, meno abilmente ricostruita all'interno con questa struttura in cemento armato che sarebbe un asilo, che è un asilo. Il teatro fu costruito, come dicevi bene Simona, in appena 3 anni, era il primo teatro polivalente dove ci si poteva fare le opere e dove invece ci si faceva anche la ballo, c'erano le feste, c'erano le feste mascherate e era un officino, uno stabilimento nello quale insieme al teatro vi era anche l'Accademia dei Floridi, ecco perché un'accademia culturale, la Via dei Floridi, e vi era anche un'accademia di scherma. Nel 1921 balza alla storia nazionale perché qui nel 1921, dopo la scissione, nasce il Partito Comunista Italiano. Ci troviamo in un punto caratteristico di questo nuovo quartiere, il quartiere di San Marco, che con i francesi ha il suo sviluppo, e ci troviamo in un edificio destinato a ospitare il casino al sistema orientale. Perché? Perché vedete queste grosse finestre che ci sono? Sono le persiane. Secondo la tradizione dell'epoca, quando la persiana era aperta, il casino era aperto. Se le persiane erano chiuse, il casino era chiuso, tanto che poesie sono state scritte sulle persiane, luoghi, abbiamo anche un ristorante a Livorno sulla persiana. Questo riporta nella sua semplicità un po' un aspetto di una storia di Livorno, città di porto, città internazionale, che è arrivato fino a noi. E dal casino è tutto. La prossima puntata vi racconteremo e del Rivellino di San Marco e andremo a scoprire una cantina. Nessuno è mai entrato lì, noi lo abbiamo fatto con la nostra telecamera.